Sicurezza, valore, comfort. È questa la personalità che deve avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere EO Residenza Acqua Cetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, videocitofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifiniture di pregio. Residenza Acqua Cetosa Ostiense, uno standard di altissimo livello a costi contenuti. Convenzioni e mutui con Intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.30. Residenza Acqua Cetosa Ostiense. Residenze con carattere. Professione Cavallo ha scelto di seguire in diretta le elezioni alla presidenza della Federazione Italiana Sport Equestri, che si sono svolti il 10 settembre a Forte dei Marmi e che hanno visto eletta la candidata alla presidenza Antonella Dallari. Antonella Dallari è la prima donna che sia stata eletta come presidente alla Federazione Italiana Sport Equestri, ma è anche in assoluto la prima donna eletta all'interno di una federazione sportiva del CONI. Quindi possiamo dire che ha raggiunto due record in una botta sola. La manifestazione, o meglio l'assemblea, si è svolta in un clima di tensione molto alta, in parte dovuta ad una campagna elettorale che è stata molto dura e molto difficile, sia perché le strutture che sono state messe a disposizione dalla precedente dirigenza della FISE erano totalmente inadeguate a affrontare il numero di aventi diritto al voto che per una volta, tanto con gioia credo di tutti gli appassionati del nostro sport, hanno scelto in misura notevole di presentarsi a votare personalmente. Ci sono stati dei disservizi fortissimi, a cominciare da una sala troppo piccola, come forse i nostri spettatori, telespettatori potranno osservare anche dalle immagini, fino a partire ad altre difficoltà piuttosto pesanti. Adesso credo che si possano vedere le immagini del momento in cui Antonella Dallari è stata nominata, anzi per l'esattezza non era stata ancora ufficialmente nominata presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, ma si era capito che era lei ad essere la vincitrice. E sono stati degli attimi di grande emozione, anche perché oggettivamente è stata una vittoria che si è giocata sul testa a testa. Antonella Dallari ha vinto con il 50,17% dei voti e quindi insomma è stata lunga, dibattuta e sofferta. Alla nuova presidente e al suo consiglio noi di Professione Cavallo auguriamo buon lavoro e consapevoli che sarà un lavoro duro e abbastanza complesso per diciamo anche le problematiche che la crisi economica italiana si incide anche sul settore del quale noi facciamo parte. Questo è il momento della lettura ufficiale da parte del vicepresidente del CONI, che era anche presidente dell'assemblea elettiva della FISE, in cui appunto viene reso noto ufficialmente la vittoria di Antonella Dallari. I seguenti esiti: Dallari Antonella 5.088 voti, pari al 50,17%.
A questo punto lasciamo la parola alle interviste e alla ex candidata che ormai è diventata presidente. Desidero ringraziare veramente tutti di cuore, tutti quelli che hanno espresso il loro voto, votandomi e garantendo anche a chi aveva fatto un'altra scelta che io sarò un presidente di tutti e soprattutto sarà la federazione di tutti al servizio dello sport. Garantisco che questo continuerò, sarà sempre insieme a voi e sarò a fianco a voi per costruire una federazione democratica con obiettivi e programmi precisi. Grazie di cuore. Filippo Crispini. Cavaliere, istruttore, quindi sei qui in veste di votante, però insomma fai anche altro, mettiamola così. Diciamo che sono anche un po' vostro collega, in questo caso sono qui come cavaliere istruttore, in questo caso esprimerò il mio voto per i tecnici. Abbiamo fatto la votazione del presidente e insomma speriamo in questo nuovo quadriennio e speriamo, e questo spetta a me come tecnico, di mettere qualcuno su che sappia che cos'è un cavallo, perché a volte sembra che non lo si sappia, secondo me. Senti, sei soddisfatto di come sono andate queste elezioni? Sono soddisfatto, devo dire che mi dispiace per il presidente uscente perché credo che alcune cose potevano essere giocate meglio. Io credo che ci poteva essere il tempo per lavorare bene. Ovviamente il popolo è sovrano e quindi ha deciso che questo tempo fosse giunto al termine e confidiamo in una donna, credo sia una novità assoluta. Insomma, voi donne spesso siete meticolose, quindi veramente un in bocca al lupo ad Antonella per lei ma anche per tutti noi, perché poi ci riguarda molto da vicino. Da pochissimi minuti Antonella Dall'Ari è ufficialmente il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. E lasciatemelo dire con molto orgoglio, per una volta è una donna finalmente. Sono qui con uno dei consiglieri dell'Emilia Romagna. Volevo sapere cosa pensi o cosa provi più realisticamente e com'è come presidente di un comitato regionale, quindi immaginiamo anche come sarà poi per la nostra federazione. Io ho ancora la pelle d'oca per l'emozione, perché veramente tra le persone che ho conosciuto e con cui ho avuto modo di operare, l'Antonella Dall'Ari è sicuramente la persona più corretta, più onesta e più competente che abbia trovato nel suo lavoro, sia nell'ambito del lavoro che sportivo, quindi è una perdita per l'Emilia Romagna, troveremo qualcos'altro da sostituire, ma penso che la federazione abbia bisogno di persone con queste caratteristiche, veramente. Vorrei anche chiederti, poi dimmi il tuo nome, vorrei anche chiederti cosa pensi invece dell'organizzazione di questa assemblea, visto che siamo tutti più o meno stramazzati al suolo di caldo, fame e qualche altra cosa che non possiamo raccontare. Beh, sicuramente l'impegno è grande, però d'altra parte una volta ogni 4 anni credo che si possa anche perdere una giornata dedicata appunto alla federazione. Sicuramente poteva essere fatto meglio, ma è difficile vederlo e prevederlo prima. Effettivamente probabilmente le elezioni sono state sentite molto, la voglia di partecipare, di cambiare sicuramente era tante, quindi anche l'afflusso forse è stato determinante per questi problemi che ci sono stati. Credo che comunque, per quel poco che conosco l'Antonella, si adopererà da subito per cercare di cambiare sia il sistema elettivo e sia le location per le votazioni. Questo ce lo ha promesso, che sarà la penultima assemblea nella quale si voterà così. Grazie mille. Prego. Buona serata. Abbiamo incontrato il presidente della Regione Marche, la signora Moroni, e quali sono le tue opinioni?
Ma riguardo all'assemblea direi molto mal organizzata, purtroppo ahimè è una location non idonea a un'assemblea. Poi mi sono sempre domandata, visto che la sede della federazione è Roma e Roma sta al centro d'Italia e guarda caso mi risulta sia la capitale d'Italia, come mai queste assemblee non siano fatte a Roma, dove ci sono alberghi in grado di ospitarli in modo molto più gradevole. Qui oggi si è sofferto tantissimo, purtroppo la gente che ha votato ha sofferto tantissimo proprio perché non era un posto idoneo. Per quanto riguarda i risultati, direi che finalmente abbiamo una donna e come donna devo dire che tifo molto per le donne al comando, perché ritengo che se sono in gamba, come sicuramente la Dall'Ari ha dimostrato di essere nella sua regione, hanno indubbiamente una marcia in più. Quindi ci credo molto, ha un programma che condivido al 110% e insomma ha creato entusiasmo. Credo che veramente avrà un lavoro molto difficile, ma c'è entusiasmo, ci sono novità e insomma ha dimostrato nella sua regione comunque di saper molto bene governare, per cui ci credo molto. Ho trovato entusiasmo in questa nuova presidenza perché credo che amiamo un po' le stesse cose, molto, molto rivolte alla base, molto rivolte ai bambini, all'attività ludica, all'attività dei pony. E, insomma, credo che avremo un bel da fare, ma sono piena di entusiasmo. Sono convinta anch'io che ci sarà molto da lavorare, molto da disincrostare all'interno di... Però, insomma, la squadra mi è parso di vederla, cioè è forte, mettiamoci a lavorare. Ma sicuramente la squadra è forte, ci sarà molto da lavorare perché poi questi sono scelte, no? Di chi vuole diventare presidente, come io ho scelto da anni di essere presidente di una regione e lo faccio per passione all'equitazione, e l'Antonella credo che sia spinta dallo stesso spirito di amore per questo sport. Ci avrà tanto da lavorare, ma lo farà sicuramente con entusiasmo, perché ha dimostrato in questa campagna elettorale di essere una donna piena di entusiasmo e piena di coraggio. Quindi sicuramente farà bene. Antonella Dall'Ari, prima donna presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, che emozione si prova? Un'emozione fortissima che però ripaga di tanti impegni. Un'emozione veramente fortissima, intensa, che però ripaga di tutti gli sforzi fatti in questi pochi mesi che ci hanno accompagnato al momento delle votazioni, ma che soprattutto ripaga un comportamento di vita nell'ambiente del mondo degli sport equestri. Quali sono le priorità che farete da domani? Beh, sicuramente le priorità assolute sono quelle di definire le manifestazioni di interesse federale in quanto il 13 settembre aprono i calendari internazionali, quindi questa è sicuramente una delle priorità. E poi diciamo via via verificare tutte quelle che sono le situazioni, diciamo lo stato dell'arte sia dal punto di vista amministrativo fiscale sia dal punto di vista appunto della programmazione per l'anno successivo. Sicurezza, valore, comfort. È questa la personalità che deve avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere Eon Residenza Acqua Acetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, videocitofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifiniture di pregio. Residenza Acqua Acetosa Ostiense. Uno standard di altissimo livello a costi contenuti. Convenzioni e mutui con Intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.30. Residenza Acqua Acetosa Ostiense. Residenze con carattere.